con l'inaugurazione di oggi abbiamo una nuova dimostrazione plastica di come appunto le due parole economia circolare sono una realtà, e sono una realtà che contraddistingue il nostro paese, perché l'Europa ha appena varato un pacchetto di direttive che impongono a tutti i paesi membri di rispettare una serie di obblighi per chiudere il ciclo e per evitare l'economia lineare da qui al 2035. L'Italia su diversi fronti già pratica oggi quello che l'Europa chiede di fare entro i prossimi 20 anni. C'è da riprogettare i beni, c'è da pensare a tutti i prodotti considerando il suo fine vita, c'è da abbandonare l'utilizzo delle fossili per sviluppare sempre di più l'uso delle rinnovabili. Impianti come questi sono la dimostrazione che è un qualcosa che si può fare già da oggi. Basta l'ingegno, e l'Italia ce l'ha, basta la volontà delle imprese, e questo l'Italia, su questo l'Italia può contarci. Servirebbe un po' più di volontà politica, perché le istituzioni nazionali e locali in questo paese non supportano quegli imprenditori e quei manager visionari che fanno tutto nonostante il nostro paese. Ecco, se noi riuscissimo a risolvere il problema della politica, che non deve prevedere corsie preferenziali a impianti di questo tipo, ma non deve costruire degli ostacoli continui nella corsa che si devono praticare queste esperienze, sarebbe cosa buona e giusta.